amici di This is Futsal, un saluto da Francesco Puma e bentornati al magazine della divisione calcio a 5. Mentre Luparense e Pescara sono impegnate nell'Elite Round di UEFA Futsal Cup, andiamo a rivedere quello che è successo nella decima giornata di regular season. Came ancora in testa alla classifica col pareggio di Latina, salgono al secondo posto Acqua e Sapone e Napoli. Nelle parti basse è successo prezioso dell'Imola Castello contro la Lazio. Al Palalupi la sblocca Patias con un gol bellissimo al volo di destro, poi pari di Ramon su una delle poche incertezze di Espindola che gioca una partita strepitosa. André e Lolo Suazo portano la Lollo Caffè sul 3-1, inutile nel finale l'altra rete di Ramon. Al Pala Bigi caos trascinato dalle reti di Tuli, ma soprattutto da Kakà e Fitz. La Fel di Eboli esce col portiere di movimento, ma non basta il gol di Giorgini. Acqua e Sapone sale al secondo posto grazie al 5-1 al Milano, padrone di casa sul 3-0 con De Oliveira, Murillo e Luca Ian. Gli ospiti accorciano le distanze con Esposito, poi ancora De Oliveira e Murillo per il 5-1 finale. Grande Rieti al Pala Malfatti contro il Pescara, Nicolodi mette a sedere Ercolesi e Romano e appoggia per Hector. Cuzzolino sbaglia due tiri liberi e i Sabini ne approfittano con João Zinho, Nicolodi e ancora João Zinho. Imola Castello torna al successo e batte 2-1 la Lazio, Borges e Saura rendono inutile il gol su tiro libero di Pici. E nel posticipo di Sport Italia il Pesaro batte 4-2 il Cisternino, Bisigno fa il fenomeno, i pugliesi pareggiano i conti prima con Paulinho e poi con Leggero che torna al gol, ma non c'è più storia, sale in cattedra Marcelinho e il Pesaro vince 4-2.